All'ultimo giorno della rassegna possiamo fare un bilancio. Bilancio sicuramente lo possiamo fare, ritengo che sia decisamente positivo, c'è stata una buona partecipazione del pubblico, considerando insomma anche il contesto non facile in cui siamo ancora, in generale un po' la crisi della partecipazione rispetto al cinema, invece insomma l'evento è andato molto bene, sono stati molto apprezzati i film e soprattutto abbiamo avuto modo, un po' come vogliamo fare durante questo evento, di andare più in profondità con gli ospiti, su come loro realizzano i propri film, come raccontano le loro storie, con Alexander Nanau. Oggi con Federica Di Giacomo e continueremo a farlo anche con i registi di California e anche gli eventi in qualche modo attorno al cinema, come l'evento di apertura con Vasco Brondi, il suo concerto, una grande mostra fotografica, insomma sono tanti piccoli tasselli che però hanno contribuito a costruire un evento sicuramente molto ricco che è stato molto apprezzato dal pubblico. Pubblico, ma anche ragazzi e ragazze che hanno potuto incontrare gli autori e in qualche modo apprendere, imparare, capire come funziona il mondo del cinema. Ci racconti anche questo aspetto della rassegna? Sì, noi da alcuni anni abbiamo questo programma che si chiama Carboni e Cinema Giovani, dove portiamo più o meno una decina, una dozzina di ragazze e ragazzi da tutta Italia qui a Carbonia per incontrare insomma, più da vicino gli autori, gli ospiti. È stata credo una bella edizione, c'era un gruppo molto compatto, molto curioso, molto attento, estremamente intelligente, quindi insomma ha fatto anche piacere ai registi in qualche modo incontrarli. Possiamo immaginare un futuro di cinema per questi giovani? Ma io me lo auguro, glielo auguro, è una strada lunga e tortuosa, oggi stamattina ne abbiamo parlato, però sicuramente ci vuole molta determinazione, però c'è sicuramente anche necessità nel nostro paese di una nuova generazione che racconti nuove storie.